Scartato dall'Inter, boicottato dal Bordeaux, ritrovato campione con l'Auxerre, Vincenzino Scifo è la nuova scommessa di Gianmauro Borsano. Io ringrazio un po' tutti per la gioia che mi hanno dato per seguire un po' il calcio. Secondo me senza il calcio non so cosa potevo fare. La mia mamma dice che il pallone è sempre stato l'oggetto principale, anche all'età di 2 anni già ero sempre col pallone. Il papà, il fratello amano il calcio, quindi come io avevo sempre la palla mi hanno spinto un po' per seguire questa strada. Tu hai avuto più fortuna forse di tuo fratello, no? Tuo fratello... Certamente, lui aveva forse più di qualità di me e si dice sempre che nel calcio bisogna anche un pizzico di fortuna. Io direi che al momento giusto mi è capitato delle proposte molto importanti. Il successo è venuto forse un po' troppo veloce e la gente in generale si aspettavano sempre di più e lì era un po' difficile, però oggi posso dire che mi ha fatto anche bene conoscere questi momenti difficili e forse questo che mi ha fatto maturare un po' più velocemente. Nei miei confronti c'è stato tanta invidia, comunque è una cosa normale, direi, oggi l'accetto un po' di più, però in questi momenti era difficile di essere confronti a queste cose che uno a 18-19 anni non si rende tanto conto di quello che gli arriva. Un difetto che avevo e che hanno tutti i giovani è di essere fragile un po' mentalmente. E penso che a questi momenti io non ho avuto questa forza di reagire e quella è la differenza di oggi. Il calcio europeo e mondiale ha rischiato di perdere Scifo, perché dopo l'Inter sei andato in prestito al Bordeaux, anche lì una stagione poco felice, e poi finalmente l'Auxerre. L'Auxerre però, ecco, forse la cosa migliore è che tu almeno in Francia hai conosciuto tua moglie, hai costruito una famiglia, forse, ma è vero che dovevi appendere le scarpe al chiodo, volevi lasciare... Sì, diciamo... Forse hanno un po' esagerato, però è vero anche che a un certo punto ero disgustato del calcio. Dirò che ci sono state persone che mi hanno fatto disgustare, ecco, e poi un giorno sono arrivato a casa e infatti ho detto a mia moglie: guarda, non ho più voglia di andare a giocare, perché inoltre tutto i sacrifici che facevo non pagavano, ecco, allora non potevo più continuare così, non avevo più pazienza, però c'è stato anche delle persone che mi hanno fatto continuare, e questo oggi posso dire che se non c'erano queste persone oggi forse non sarei qua. Non eri qua. Ad Auxerre c'è stata un po' la ricostruzione, no? Sì. Con la grazia quasi della moglie è nata anche la figlia Sara, un anno buono e poi l'ultimo anno decisivo con il terzo posto, la zona UEFA, 14 gol, il tuo bottino personale, insomma la Francia ti ha un po' rigenerato. Sì, senza loro penso anche che c'è stato un grande aiuto ai miei confronti. Però il merito è anche mio di aver creduto, lottato. Quasi 10 miliardi il costo del cartellino per quello che è stato definito l'erede di Platini dallo stesso Michel, oggi tecnico della nazionale francese. Il futuro,
tutto Granata, cuore, colore. Credo che ho scelto questa squadra non solo per venire in Italia, ma anche perché c'ha grandi ambizioni e ce l'ho anch'io, quindi abbiamo fatto un bel matrimonio. Tocco vellutato, assist vincenti per i compagni di squadra, grinta e determinazione, professionalità e carattere. La sete di rivincita è tanta e Scifo non se lo fa ripetere due volte. Lega nello spogliatoio con Vasquez e mette subito a tacere quanti dubitano sulla coesistenza dei due stranieri a centrocampo.